Ancora in diretta dal centro storico di Serra San Bruno, guardate che meraviglia, sulla destra vediamo un arco in granito. Lei fontana. Senta, lei signor? Salvatore. Salvatore, senta, ci spieghi allora questo arco un attimino. Allora, quella là viene chiamata la maschera del sacro. Quello sopra. Quello là era di un monsignore, ecco. Ed è tutto in granito, ma qui tutti ci abita qualcuno, è vuoto. Sì, tutti abitano qui. Perché quello... diciamo che a Serra è conosciuto il granito per gli scalpellini, sì. Ma c'è qualcuno ancora degli scalpellini? No, no, anticamente sono tutti deceduti. Deceduti. E sente la fontana invece, se ce la vuole spiegare. La fontana di Bonsignore. Bonsignore. Perché qui abitava un monsignore. Certo, certo. Annomata. Ma l'acqua è buona da bere, sì, o è sorica? No, no, no. L'acqua è buonissima. Quindi guardate che meraviglia. È del comune. È del comune. Credo sia una delle più belle fontane di Serra. Sì. Che io poi, siccome è pieno di vicoli qua, a volte magari non passi manco con la macchina, sì, entrando qua tempo fa, sbagliando strada, l'ho vista. Perché se no, secondo me il comune dovrebbe pulirla però, pubblicizzarla magari. Sì, sì, perché il centro storico qua... Chissà di che anno è questa fontana. Sarà sempre... c'aveva il libro ieri questa qua, e non mi ricordo se è del... Del 30. Del 30, quindi tutta in granito, tutta vediamola in meglio, guardate qua che meraviglia, vediamo com'è l'acqua dal vivo, se è fresca. Buonissimo. Ah, bella fresca. È comune che la fa scorrere leggera. Lentamente. Sì, perché di qua si perché può... sennò si perde acqua, voi dite. Sì. Di qua abbiamo lo scarico. Certo, certo. E si può aumentare la velocità. Però meglio così perché sennò si perde acqua. Sì, l'acqua è vita. L'acqua è vita, guardate che meraviglia. Sentite, un messaggio veloce a coloro che ci guardano. Perché venire a Serra San Bruno? Per tutto. Abbiamo un'aria pulita, la gente è tranquilla, non abbiamo problemi di nessuno. Siamo tutti... Poi adesso arriverà, speriamo, in autunno la festa del fungo. È una bellissima, una bellissima festa. Sì. Ecco, sì. Senta, un piatto tipico di Serra San Bruno che le piace? Il piatto tipico di Serra San Bruno è la pasta alla serrisi. E come si prepara, se lo vuol dire? Si prepara con un bel sughetto, si mettono acciughe, poi si mettono le cappere, molto, molto peperoncino. Ed è una bellissima, spaghetti, vanno messi spaghetti, anticamente la facevano così. Ed è buonissima. Abbiamo mangiato anche al mare, ma si scoppiava del caldo. Sentite, ma ho saputo che c'è una vecchia caserma dei carabinieri in disuso. Sì, dove si trova? Bifezia qua, in via Bifezia. Così poi vado a vederla, sì, dopo. E quindi io con la macchina che giro allora, dovrei fare? Con la macchina, così mi regolo. Io prendo la bici e la porto là. No, va, non vi preoccupate. Volevo chiedervi, ma vedo che è una strada antica quella che stiamo percorrendo. Questa qua è la più antica, quella è la via Sette Dolori, dove... Passa una Madonna, scende là, e questa qua, sì, sì, questa sì, traversa che scende si chiama... Sono tutte strade antiche queste, chissà che pietre sono. Pietre locali. Pietre locali, tutto anche locale. I sassi. Sì, sì. Diciamo i sassi dove incanala l'acqua, sì, giusto? Alla francese. Alla francese, sì, diciamo, sì. Questa è la via Sette Dolori. Questa è la via Sette Dolori, dove quando è la processione? Tutti santi, la processione del Venerdì Santo. Sì, sì, che meraviglia. Qui arriviamo di fronte a quella chiesa che si chiama Maria Santissima dei Sette Dolori. Dove hanno girato, credo, anche un film tempo fa. Della Rai, della mi sembra. Rai. Sì, 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 adesso ricordo. È proprio quella là. Poi questa, sì, sì, quella sulla sinistra si chiama. Senta, ormai che lei è della zona, abita qua. Come mai questa casa è fatta così? Tutta di pietra, hanno fatto un recupero? No, era un garage. Ah, era un garage, guardate e che meraviglia. L'hanno fatta così, questa casettina che sembra una gabbietta. È bella veramente. Da parte, sì, da sì, parte, sì, piccola mansardina pure. Due, una di qua e una di sì, là. Sì, sì, sì. Se tutte le case di Serra San Bruno fossero così, sarebbe una meraviglia. Non sarebbe più qua così. È vero. È bella però. Sì, è bella. È bella veramente. Però l'hanno rifatta tutta. Sì, sì, che secondo me anticamente le case di Serra erano tutte in pietra. Tutte in pietra e mattoni. E poi le hanno intonacate, le hanno rovinate. E senza fondamento. Senza fondamento. Signora, stiamo facendo un piccolo video. Buona giornata. Allora,
Io quando ultimamente abbiamo costruito qua, l'interno l'abbiamo... Però voi vedo che avete mantenuto il tutto in granito. Il granito l'avete lasciato. E qua però avete intonacato. Sì, quello vuole fatto meglio. Ma qua c'ha le fondamenta, gli altri non ce l'hanno fondamenta. Sì, sì, sì. Perché gli altri in che senso? Si entra direttamente dentro e magari rischiano di... Mettevano pietre grosse a terra e poi incontravano. Però sì, sì. E questo è Vico Sette Dolori. Questo si chiama Vico Sette Dolori, bello pure. Quella è una casa antica pure, vero? Sì. Però è un po' moderna, era ammodernata troppo secondo me. Sì, poi non si potrebbe toccare niente qua, perché... Belle arti, vero? Qual è secondo voi la strada più antica di Serra? Questa è la strada più antica. È la più bella. Tutte le processioni passano. Sì, sì, sì. Anche queste case vedo con i fiori, però sono tutte... Tutte anticamente. Secondo voi quante case vuote ci sono a Serra? Oggi quanti abitanti fa a Serra? Io credo che... manca qualcosa per 8.000, ma nel dopoguerra noi eravamo sul 15.850 unità. A Serra. Quindi tutti questi vicoli pieni. Sono tutti vuoti, sono tutti partiti. C'è in Canada che hanno la terza e quarta generazione, negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Svizzera. Soprattutto in Canada, adesso vabbè anche al Nord Italia pure. Nord Italia è pure pieno, Milano, Torino. Sì, sì, sì. Quindi diciamo Genova. 3.000 case vuote ci potrebbero essere. Sì. Vuote. Anche qualcosa in più, perché non abita più nessuno. Però in estate ci torna un po' di gente, sì. Sì, ci ritorna, è un casino. Perché non si trova posto nei vicoli. Nemmeno a parcheggiare. Sa cosa mi è venuto in mente qua quando arrivavo da lei? Che uno potrebbe giocare a nascondino. Sì. In tutti questi vicoli di Serra. Sembra Genova. Via San Giovanni. Quindi senta, come mai Serra è divisa in zona vecchia, terra vecchia e Spinetto? Erano due frazioni che il ponte divideva. Il ponte delle poste dove c'era il Cinale. Sì, là vicino al comune, che c'è quel ponte fatto nuovo. Quello là, quello divideva Spinetto con Terravecchia. La zona più bella è Spinetto. Qua invece sono tutti ricchi, là sono molto più grandi e più larghi. Va bene, senta, io la ringrazio di avermi lasciato questa intervista. Piacere mio. È una soddisfazione soprattutto per coloro che guardano dall'estero i miei video. E in qualche modo cerco di riportarli nella loro terra. Questa è un'altra bellissima via. Sì. E anche la strada qua vedo che è fatta bella veramente. Questo è via Nazario Sauro. Nazario Sauro. Va bene, grazie allora. Un saluto a tutti da GIJ, da questa meravigliosa Serra San Bruno. Guardate i vicoli straordinari. Oggi è il 21 luglio. Del 2021, quindi andremo ancora alla scoperta di questa meravigliosa cittadina bruniana. Venite a trovarci, in estate si vive benissimo, in inverno con gente calorosa, piatti tipici, ma soprattutto tanta accoglienza. E fungo. E funghi, sentite, ormai chiudiamo l'intervista, i funghi voi li conoscete? Sì. Qual è il migliore fungo della zona? Il porcino, di maggio e di giugno. Quindi mo adesso che ha piovuto in questi giorni magari forse uscirà... Potrebbe qualcosa uscire. Qualcosa uscire. L'anno scorso ne sono venute tanti. Va bene, vi ringrazio. Prego.